Bella che sono del paese, bella che sono. Buongiorno. Allora, ci tenevo a registrare un video per dirvi che non sono morta. Più che altro, il raffreddore mi colse in questa settimana in cui sto preparando il trasloco. Come potete vedere, la vedete questa, è tutta vuota. Cioè, sembra una fabbrica di bicchieri. Io non ho idea tra i bicchieri che avevo messo in lista nozze, i bicchieri che mi sono stati regalati al matrimonio e sono quelli di cristallo. Poi c'erano dei vecchi bicchieri di cristallo di mia madre a cui sono molto affezionata. Vabbè, quindi il trasloco si avvicina. Non ho ancora una data certa. Abbiamo un range di tempo, non abbiamo problemi per spostarci, però tenere gli scatoloni in giro con le gemelle è folle perché toccano tutto, qualsiasi cosa. Allora, fin quando sono libri è un conto, quando sono bicchieri di cristallo. Allora, nel vecchio trasloco la cosa divertente è stata, io l'altro trasloco l'ho fatto 2 anni fa in questa casa. Ma quanto ciarpame avevo buttato delle cose, quanto ciarpame io accumulo. Ho buttato ieri delle cose infinite, ma non solo io, anche mio marito. Siamo proprio degli accumulatori seriali, non come quelli che non si vede il pavimento. Però mi conservo di quelle cose che poi magari. Allora, ho fatto delle piccole scatole di ricordi, perché ci sono delle cose che mi piace riguardare, mi fa sempre piacere, però basta, buttiamo! Cioè, sono stata un quarto d'ora a valutare il fatto se avessi dovuto buttare delle musicassette, le cassette. Allora, le originali dei Guns N' Roses non si toccano, anche perché sono originali. Ma poi io mi facevo tutte le compilation con le canzoni che mi piacevano tantissimo. Alcune le prendevo dalla radio, insomma, erano altri tempi. Quindi qualcosa ho buttato, qualcosa ho tenuto, sto cercando, insomma, vabbè, di fare. E quindi a questo proposito viene il video dei prodotti finiti perché sto buttando tutto, cioè quindi devo compattare e buttare a seconda dei giorni perché qui facciamo la raccolta differenziata. Pronti? Via. Allora, il bello è che io sono quella che ha preso il raffreddore peggiore. L'altra notte Antonietta urlava nel sonno, non riuscivo a capire, sono andata a vedere, aveva 39 di febbre. L'ha avuta solo quella notte, poi non ha avuto più febbre ed era fresca come una rosa e hanno passato il raffreddore a me. Comunque, ho finito uno shampoo che mi è piaciuto tantissimo. Io, roba che ho da un po'. Testa nera, Gliss Hair Repair Cashmere Karité Shampoo, lo diciamo all'americana, mi è piaciuto tantissimo, l'ho usato su di me, su mio marito, potrei fare battute cattivissime sul fatto che ne abbia pochi di capelli. Ha un profumo che in questo momento, grazie al Sinex, sento un pochino, ma ha un buonissimo profumo, lascia i capelli molto morbidi e sembrano veramente idratati. Ora, non è uno shampoo bio, questo è l'Inci, però mi è piaciuto tantissimo e se mi dovesse capitare di ricomprarlo, lo farei sicuramente. Poi, non lo so, era lì messa così. Ho finito l'ennesima confezione di Cotton Fioc che uso più che altro per il trucco. Sì, mi pulisco anche le orecchie, però non sto lì a scartavetrarmele. Altro shampoo finito è questo all'olio di lavanda della Ultra Dolce. L'avevo comprato perché incuriosita molto dal packaging. L'odore è nauseabondo, quindi non vi posso dire niente, vi posso dire solo che per fortuna l'ho usato solo sulle bambine o l'ha usato anche mio marito. profumoso di lavanda. E devo dire che però l'odore non è così nauseabondo come lo sento dalla confezione, anche perché dentro ha due cose che a me proprio non piacciono, la lavanda e l'estratto di rosa. Sono due profumazioni che io non preferisco per niente. Senza parabeni,
Non è male, loro sono bravi. Cioè, i sciampi ultradolce non mi dispiacciono, devo essere sincera. Hanno un prezzo bassissimo, un inci che sta migliorando. Ma insomma, poi questo della IP. Ah no, ecco, questo forse non l'ho finito. Il bagno delicato della IP che ho preso l'ho travasato in quello con l'erogatore a pompetta che avevo sempre della IP ed ho sbagliato perché la consistenza è diversa, quindi l'erogatore fa fatica a far uscire un prodotto che è più denso. Mi sta piacendo, lo butto però questo costava 4,5 euro. Poi ho finito due saponi per le mani, perché qui proprio, ma non saranno gli unici, sta finendo anche l'altro. Questo, allora, a me quelli della Neutro Roberts piacciono tantissimo perché sono cremosi. Questo è con glicerina naturale, extra idratante. Io in questo periodo mi lavo in continuazione le mani. Questo è della Mantovani invece. Semplicissimo sapone di quelli che prendo perché magari sono in offerta 1 euro. Io in questo, infatti, adesso non ho la crema, ho le mani che sono un disastro perché facendo gli scatoloni ho maneggiato tantissima carta, quindi lavi le mani in continuazione, veramente sono un disastro. In aiuto mi è venuta una crema che ho finito, che ricomprerò sicuramente non in questa profumazione, era nella collezione natalizia dell'Occitane dell'anno scorso, una piccola scatolina con sapone e crema mani, ed è questa, la rosa dell'Occitane. Come potete vedere è molto piccola, sono 10 ml, è favolosa. A me non interessa dentro cosa ci sia, nel senso, purtroppo c'è la rosa e quindi mi ha dato molto fastidio l'odore, ma mi lisciava immediatamente le mani. Sì, ci saranno i parabeni, sì, ci sarà il petrolato. Non riesco neanche a vederlo perché no. Però come secondo ingrediente c'ha la glicerina e poi c'ha il burro di karité e poi c'ha altre cose, quindi secondo me non è proprio malvagissima. Ora ne sto usando un'altra di cui vi parlerò perché è una crema che io sto adorando. Abbiamo finito due dentifrici, questo è il mio personale, quindi il Colgate che sto usando adesso, Cavity and Protection Cares, e piccoli denti. 3-5 anni, questo ci è piaciuto tantissimo perché adesso ne stiamo usando uno alla fragola. Questo era più mentolato, protezione al fluoro dell'Aqua Fresh. Loro adorano lavarsi i denti. Poi ho finito, finalmente, Equilibra olio di mandorle dolci. Io e l'olio di mandorle dolci, che avevamo avuto un sodalizio veramente molto duraturo durante tutta la mia gravidanza e anche prima, credo, non andiamo più d'accordo. Non lo sopporto più, mi ha fatto venire addirittura dei pruriti addosso e quindi ho deciso, non vedevo l'ora che finisse per comprare una crema. Quindi adesso sto usando delle creme corpo idratanti, nutrienti, normalissime. Smaltisco un po' di cose e poi volevo prendere qualcosa di trattante. Mi è dispiaciuto molto perché era molto comodo. Io lo mettevo dopo la doccia, tamponavo un pochino, massaggiavo molto, molto, molto. E poi insomma ero già a posto così, mettevo l'accappatoio, l'asciugamano ed ero a posto così. Mi spiace, non so perché mi ha creato questo problema. Non l'ha mai fatto. Scusatemi, chiedo venia. Ultimi due prodotti. Quanto ci scommettete che adesso mi viene anche l'herpes? Io, guarda, sono tutta un friccicorio. Questo prodotto ci ho messo una vita ad usarlo perché è coinciso con prodotti schiumogeni non ne uso se non con il Clarisonic. Durante l'estate io l'ho usato pochissimo il Clarisonic, ho ripreso da poco. È il gel detergente delicato della Sien. Lo trovate alla Lidl, costa 1,99 euro ed è favoloso. Mi è piaciuto tantissimo. C'è in due varianti: questo è per le pelli normali e miste, poi c'è quello per le pelli sensibili. Mi è piaciuto tantissimo, lo ricomprerò sicuramente. Ottimo sul Clarisonic, ottimo da usare con il Clarisonic. E l'ultimo prodotto finito è l'acqua micellare della L'Oreal. Non gli avrei dato una lira. L'ho comprata perché costava 4,5 euro, costava pochissimo. L'ho comprata perché avevo bisogno, quindi ho detto no, no, prendo la prima cosa che capita.
Qualcuna di voi me l'aveva però fatta notare questa acqua micellare, insieme anche a quella della Collistar, credo, che mi avete detto di provare. Mi è piaciuta molto, non brucia, struccheggia, diciamo. È veramente per pelle secche e sensibili, non mi ha fatto tirare la pelle, non ha un profumo che mi disturba, anzi non ha quasi profumo. Rimuove il trucco e lenisce senza strofinare, senza risciacquo. Io, sapete, io risciacquo sempre l'acqua micellare. Mi è piaciuta tantissimo. Adesso voglio provare qualcosa di diverso, ma cerco... Io, periodo del trasloco, sembra che sono sospesa nel limbo, non voglio comprare niente, ma veramente niente. E questo è quanto, adesso butteremo tutto. Così traslocatori non... Io poi, sapete cosa ho? Ho una collezione di alcune pietre. C'è quella e poi ci sono i libri. I libri sono veramente tantissimi, saranno sui 1500, così. E quelli saranno... Non è un problema mio. Non è un problema mio, io in scatola. Poi ve lo ricordate l'altro trasloco? Io non vado in panico, nel senso io sono molto contenta di cambiare casa. Mi piace questo rinnovarsi, questa cosa nuova nella mia vita. Però i libri. Vabbè, detto questo, io vi saluto. Ci vediamo al prossimo video e vado a adesso questa che è ancora piena di bicchieri da buttare. Non vi dico, ho trovato un panettone del 2013 ieri. Al prossimo video, ciao!